Belen balla il tango a Tu sì que vale se incanta tutti ma il vestito le cade. Tu sì que vales, Belen Rodriguez balla il tango ma il vestito la tradisce. Belen Rodriguez balla il tango a Tu sì que vales con un concorrente spagnolo e il pubblico rimane incantato. Così come i giurati Maria De Filippi, Teo Mammucari, Geri Scotti, Rudy Zebbi e Mara Vignette, ammaliati dalla bravura e sensualità della showgirl argentina. L'ex moglie di Stefano De Martino ha messo ancora una volta in mostra le sue doti di ballerina. Doti che nella sua carriera ha dimostrato più di una volta, dal Festival di Sanremo ad Amici, dove dietro le quinte si è innamorata dello scugnizzo di Torre Annunziata. Durante l'ultima puntata del sabato sera di Canale 5, però, Belen è stata tradita ancora una volta dal vestito, durante l'esibizione le è caduto il top dorato che le copriva il décolleté. Belen, nuovo incidente durante un ballo sensuale. Oh mio Dio! Ha esclamato Belen subito dopo l'esibizione con il tanguero, quando si è accorta di essere rimasta letteralmente fuori di S.O. La Rodriguez si è resa conto di aver perso il top che indossava sotto lo stravagante vestito scelto per la serata. La sorella di Cecilia e Geremia si è subito coperta e la regia non ne ha approfittato, nessun primo piano per la bella conduttrice che ha dunque rischiato di fare una figuraccia in televisione. Dunque il pubblico ha solo sentito quanto accaduto ma di fatto, complice un'inquadratura larga, non ha notato nulla. Per la gioia di Belen. Non nuova a questi problemi tra una puntata e un'altra di Tu sì que vales. Di recente il vestito della sudamericana si è strappato durante un altro ballo in compagnia del collega Martin Castrogiovanni. Tu sì que vales, Belen Rodriguez vince e convince. Incidenti di percorso a parte, Belen si sta dimostrando un'artista valida e poliedrica. A Tu sì que vales il pubblico non può non notare il talento, la versatilità e la dolcezza della Rodriguez. E gli ascolti premiano la showgirl, ogni sabato sera il programma è seguito da più di 5 milioni di telespettatori.